Non c'è andato leggero l'ex concorrente e secondo classificato del Grande Fratello VIP 2020 Pierpaolo Pretelli, ospite nel programma radiofonico Non succederà più in onda su Radio Radio, a proposito dell'ex signora Briatore Elisabetta Gregoraci, nonché sua ex coinquilina dentro la casa di Cinecittà. Anche se il reality è finito da settimane e nonostante il modello abbia trovato l'amore nelle braccia dell'influencer italo-persiana e sua coinquilina Giulia Salemi, i botta e risposta tra loro due a quanto pare, sembrano non placarsi facilmente. Proprio durante la messa in onda del programma, il ragazzo incalzato dalle domande dello speaker si è lasciato andare ad uno sfogo amaro. Ha infatti dichiarato di essere infastidito dall'atteggiamento della Gregoraci che continua a commentare e a mettere like sui fatti che riguardano la loro ormai ex amicizia speciale. Per Pierpaolo la loro storia sembrerebbe acqua passata e nell'intervista ha nuovamente precisato come la showgirl calabrese abbia voluto mantenere con lui quel tipo di rapporto, sottolineando che una storia tra loro due non sarebbe mai potuta nascere all'esterno della casa del Grande Fratello a prescindere da Giulia Salemi. Col cuore in mano ha anche ammesso di aver pianto per lei. Elisabetta mi ha sempre fatto capire qualcosa, poi però ha parlato di amicizia. L'ex velino poi è stato molto perentorio nel chiedere alla Gregoraci di smetterla di alimentare i fan e le storie ormai vecchie mettendo like alle pagine che ancora parlano di loro. Il modello infastidito ha così ribadito. Lei ha sempre tenuto il discorso Gregoraci-Pretelli solo sull'amicizia, e tale deve rimanere. Un futuro fuori dalla casa con me non ci sarebbe mai stato, lo ha sempre detto e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia.